immaginare com'è dura la mattina svegliarsi e ricordare l'immagine di quei 40 vittime, 40 cadaveri nelle bare, dove 40 persone sporche di sangue, 40 lenzuoli sporchi di sangue, chi non aveva la testa, chi non aveva gli arti, chi non aveva le braccia. Avete spezzato 40 vite, 40. Maria Loffredo di Pozzuoli, nella strage del bus, presso la madre Filomena, la sua voce carica di rabbia e dolore, amplificata da un altoparlante, per chiedere giustizia a nome dei 40 pellegrini che persero la vita nella tragedia di Acqualonga, guardata a vista dalle forze dell'ordine all'ingresso del tribunale, dove si sta celebrando il processo, nonostante la commozione che gli spezza a tratti la voce. Maria, affiancata da Alba Lanuto, il presidente dell'associazione Vittime della Strada, Giuseppe Bruno, guarda dritto verso Palazzo di Giustizia, con il cuore caccia delle coscienze dei giudici, chiedendo dopo 5 anni di attesa una sentenza esemplare per i responsabili del massacro. Per noi 40 vittime, anzi la 41esima vittima sono io, Gennaro Lametta, non sei tu, te lo voglio ricordare. Per noi vittime, per noi parenti, stiamo semplicemente chiedendo giustizia. Lametta, per noi colpevole. Dirigenti autostradali, per noi colpevoli. Motorizzazione, per noi colpevoli! I nostri 40 angeli che sono morti innocenti! Vi prego, lasciamoli liberi di volare. Grazie. Il presidio dell'Associazione Vittime della Strada potrebbe sfociare in gesti anche più clamorosi se il processo non arriverà alla svolta. Avvierò lo sciopero della fame sul luogo della strage, avverte Giuseppe Bruno. Mi sono promesso che se non va come dovrebbe andare, mi troverete giù al cavalcavia dove il pullman è precipitato per fare uno sciopero della fame, finché non avrò giustizia. E chiedo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di far luce, di far più controlli e chiarezza sull'accaduto.